Un weekend un po' movimentato per i mercati delle criptovalute, un weekend fatto di grande volatilità come già era successo la scorsa settimana, se vi ricordate, perché il mercato nella giornata di sabato e domenica aveva fatto quei super up mandando in rosso i famosi shortisti, cioè quelli che erano sui future invece del CME di Bitcoin, che erano magari short dalla chiusura di venerdì e poi si sono dovuti ricoprire lunedì. Questo giochino lo sta facendo il mercato già un paio di settimane ed è fantastico perché chi ha esperienza nel mercato hold mi capisce. Quando i future sul mercato hold chiudono il venerdì sera, ragazzi, hanno 2 giorni di buco, 2 giorni in cui può succedere qualsiasi cosa. Ma nei mercati hold, quello che governa il mercato è la borsa classica, quindi in quel caso, insomma, l'S&P 500, il CME appunto, oppure le borse del Forex e quant'altro. Mentre nei mercati delle cripto, quello che governa il prezzo sono gli exchange e gli scambi che avvengono ogni giorno aperti 24 ore su 24. Quindi i future di Bitcoin e il CME non hanno un grande impatto su questo. Quindi cosa fanno, ragazzi? Chiudono il venerdì, riaprono lunedì e si buscano questo gap la mattina. Anche oggi c'è stato il gap dei future, simpaticissimo, l'avevamo visto in un altro video, perché fa capire molto come questo è un mercato completamente nuovo, difficile di interpretazione anche per la old economy quando si parla di future. Bene, benvenuti, bentornati nel video analisi del lunedì di Trading On. Mauro Caimi. Oggi analizziamo Bitcoin ed Ethereum per capire un po' la fase ciclica, quello che stanno facendo, perché Bitcoin è il re del mercato e viaggia un po' per i fatti suoi, Ethereum invece si porta dietro quasi sempre tutte le altcoin. Ma prima di iniziare con questo video volevo fare 2 cose. La prima è chiedervi di iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto, perché in settimana faremo la video analisi di BNB, Binance Coin, che ha fatto nuovi massimi storici. Spiegherò la mia view per quanto riguarda questo token. Adesso è una coin, mi imbroglio sempre e cercherò di farvi capire quello che mi aspetto, perché è un mercato diverso dal solito di quelli che noi stiamo analizzando, perché è un mercato che fa massimi storici, quindi non ha resistenze. Non ha resistenze perché non sono mai state create nella storia. Quindi è fantastico perché è anche un modo di capire come si può in effetti ragionare graficamente su un mercato che fa sempre massimi storici. Dove le becchiamo le resistenze? Lo vedremo in settimana, quindi iscrivetevi al canale per non perdere questi video aggiornamenti. Seconda cosa, volevo ringraziare tutti quanti per la partecipazione straordinaria al webinar che abbiamo fatto il 16 maggio, giovedì. È stata una esperienza bellissima e volevo ringraziare tutti perché siete stati intanto tantissimi, ragazzi. Alla fine eravamo quasi 500 gli iscritti, 100 posti purtroppo soltanto, ma io facendo nottata, e non so se si vede dalle mie occhiaie, ho mandato la registrazione a tutti i partecipanti, a tutti gli iscritti entro la giornata di sabato. È stata un lavorone, però tutti hanno avuto la possibilità di vedere quello che avevo detto nel webinar. Molti mi hanno scritto perché esattamente nella giornata di sabato e domenica poi è successo quello di cui avevamo parlato giovedì. I mercati, ragazzi, se voi provate a prevederli a distanza di 2 mesi, sono un po' complessi ed è inutile fare queste previsioni. Io lo dico sempre, a meno che non si voglia fare idee generali, allora è un discorso diverso, ma per il trading, se si sa quello che si sta facendo a distanza di 1, 2 giorni, 3 giorni, si può fare e si può fare anche molto bene. Spostiamoci sui grafici perché vediamo un po' che cosa sta succedendo oggi e qual è la situazione ciclica. Bene, eccoci davanti al grafico di Bitcoin, già diviso in cicli. Questo grafico l'avevo mostrato nel webinar giovedì e lo riprendiamo oggi per andare avanti in questa nostra struttura ciclica, quindi analisi di struttura ciclica. Intanto potete vedere in maniera abbastanza chiara come questa fase, ragazzi, sia estremamente confusa da un punto di vista ciclico. Adesso faccio anche una bella cosa. C'era l'avevo detto, diciamo, in qualche video fa, un'attesa per un'eventuale fase di riposo, quindi fase di ribasso verso il 20 di maggio. Trovate il video sul canale, ragazzi, cioè, mi pare, se non sbaglio, anche nel titolo la data. E
E poi però c'era anche un'idea che poteva essere spostata, insomma, questa fase ciclica. In realtà poi il mercato ce l'ha confermata perché vedete, nella giornata del 17 maggio ha buttato giù queste tre giornate di ribasso che sono una palese chiusura ciclica. Quindi in sostanza un ciclo è stato chiuso nella giornata del 17 maggio qui in questa fase. Ora, voi vedete disegnato questa che è l'attesa di una nuova ripartenza ciclica. Ora io l'ho fatto così, insomma, alla buona, ragazzi, ma in sostanza ormai l'avete capito, un ciclo è una gaussiana, quindi una curva semplice. Insomma, chi magari vuole più info, scrivetemi nei commenti del video, perché se scrivete nei commenti del video magari riusciamo anche a spiegarci, o eventualmente poi nelle mail. Chi invece è iscritto all'Academy mi trova 24 ore su 24 lì, quindi basta scrivermi in Academy in privato e ne parliamo insieme. Allora, qui è la fase ciclica attesa di questo nuovo ciclo, ragazzi. Questo nuovo ciclo intanto ha una eventuale scadenza verso fine maggio, i primi di giugno, quindi questa fase qui è, secondo me, è un ciclo difficile. Cerco di spiegare che cosa significa un ciclo difficile. È un ciclo in cui i mercati avranno del filo da torcere dalle resistenze, da quello che possono fare, dal fatto che sono saliti tantissimo nelle settimane scorse e dovranno un po' decidere la strada da intraprendere. Non sarà facile, secondo me, per i mercati capire questa fase. Intanto, ragazzi, guardate qui, questo spike nella giornata di domenica è uno spike che, come sempre lo diciamo, lo dicono in tanti anche su YouTube, è assolutamente giusto, è uno spike domenicale, e quindi attenzione perché la domenica e anche il sabato su Bitcoin a volte non sono segnali pulitissimi, dovete sempre prenderli un po' con le pinze. A volte sono confermati, però a livello di probabilità spesso può capitare che alcuni break fatti durante il weekend non abbiano importanza e poi il mercato ritorni sui suoi prezzi. E guardate un po' a quello che sta facendo oggi. In sostanza, questo break della domenica se lo sta rimangiando per ritornare più o meno sui livelli di prezzo che erano stati fatti sabato. Voi vedete, o comunque addirittura anche venerdì, vedete la chiusura era intorno a questi livelli che erano i 7 e 4, e il mercato più o meno si sta cercando di avvicinare. Ora, il problema è, al di là di questo spike della domenica che potrebbe essere semplicemente riassorbito e quindi non esserci mai stato, se il mercato, ragazzi, ci fa un minimo fino a domani, domani massimo, perché già siamo un po' allentati, allora probabilmente sposta la chiusura ciclica, ragazzi, sposta. Purtroppo lo so che è difficile perché i mercati quando stanno su cicli di questo tipo sono difficili. Se fa questo, ragazzi, e fa un nuovo minimo al di sotto di 7.000, magari tenta la rottura del minimo fatto il 17 di maggio, attenzione perché potrebbe essere un fake breakout dei minimi. Quindi tenetelo con le pinze, state lontani dal mercato se non avete grande esperienza da trader, se non avete grande formazione, non fate trading in questa fase, aspettate, guardate e poi prendete la vostra posizione. Se non lo fa, allora prendo per buona questa chiusura e attenzione perché siamo nel nuovo ciclo. Nuovo ciclo, la prima parte è forte. Il mercato però ha un obiettivo importantissimo, andare a rompere questo livello di resistenza. L'ho spiegato nel webinar, tutti quelli che hanno visto il webinar hanno capito che cos'è questo livello di resistenza e come è importante questo livello di resistenza. Da un punto di vista di cicli di lungo periodo cambia proprio una logica completa del mercato. È fondamentale che Bitcoin vada, ragazzi, qui. Vado a chiudere qui dentro, ok? Ho fatto la X degli X-Men, ma vada a chiudere qui dentro e ci deve chiudere daily sicuro e possibilmente anche una close weekly, quindi una close settimanali. Vedremo quello che succederà. Al momento, ragazzi, fino al break di 8.500 non c'è nessun ingresso long in posizione. Si può tentare un eventuale ingresso sui livelli di oggi, se siete fuori dal mercato, sui livelli di oggi più o meno di questi minimi, quindi 7,5, per tentare un eventuale up del mercato che vada a rompere questa resistenza. Ma dovete essere dei trader quasi intraday
è molto preparati con gli stop loss, perché attenzione, il mercato è difficile in questo momento. Per questo vi sto dicendo che questo è un ciclo difficile, perché se il mercato rompe gli 8,5 allora vai col turbo, ma se il mercato non li rompe e non li conferma in rottura, potrebbe tentare di andare a fare un ciclo ribassista. Un ciclo ribassista significa che non rompe questi massimi. E cosa fa? Semplicemente tenta la rottura, non ci riesce, fa un doppio massimo, già l'ha provato ieri, ma ieri è domenica e quindi non lo proviamo. Potrebbe tentare di fare questo, quindi puoi andare giù sui 6.000, ok? E fare questo movimento laddove gli 8,5 reggeranno. Attenzione, in questi giorni che ci portano da oggi al mese prossimo, in sostanza, abbiamo 25 giorni dove dovete stare molto attenti, quindi occhio anche a tutto quello che vi dico nei video, occhi aperti, non vi fate prendere dal panico, ma neanche dalla euforia del mercato. 8,5, la super resistenza è fondamentale. Andiamo invece a guardare Ethereum che cosa sta facendo. Dipinto come Bitcoin, stesso identico discorso da un punto di vista di analisi ciclica, uguale identico. Il pullback di quota 200 più o meno 30 dollari, 225 dollari è stato fondamentale. La resistenza che teneva Ethereum bloccato era qui, quest'area, vedete, appena l'ha rotta ha fatto un primo breakout qui e poi il secondo della resistenza allungata, ve l'avevo aggiunta a 205 dollari, ha preso il turbo perché quello era un segnale di inversione di medio periodo, quindi ha invertito il trend anche Ethereum di medio periodo, facendo una chiusura ciclica probabilmente anche lui 17, ma up, molto up, quindi estremamente rialzista. Ma attenzione, perché di nuovo c'è da capirci su questa cosa. Allora, anche Ethereum deve andare a concludersi questo ciclo più o meno, ce ne sarà uno a metà giugno, e poi insomma vedremo, perché ci sono delle view alternative che io utilizzo sempre su Ethereum, anche per avere un occhio a qualcosa di diverso, ragazzi, perché focalizzarci sempre sulla stessa idea a volte ci spiazza e magari non guardiamo, non vediamo cose che dovremmo vedere. Quindi io utilizzo delle view differenti su Ethereum, infatti qui la chiusura ciclica l'ho posizionata a luglio, ma l'ho fatto apposta, ragazzi, per vedere questa alternativa. Quindi tenetela anche qui ora, pinzolo, vedremo con calma. Quali sono invece i livelli che Ethereum deve andare a rompere? Intanto quest'area qui, vedete che adesso è stata spostata a 280, quindi possiamo anche inserire tranquillamente 280 dollari rappresentano, nel caso di Ethereum, la resistenza che io potrei chiamare quella madre, come ho chiamato quella madre su Bitcoin a 8.500, ragazzi, lo mettiamo il mio solito rosa. Quindi il mercato di Ethereum in questo momento molto volatile, attenzione ragazzi, guardate che spazio ha di movimento, cioè da 280 dollari a 225 dollari, sono una cifra abnorme in termini percentuali. Questo ci dà due indicazioni: attenzione alle posizioni di lungo periodo, se le prendete ok, ma devono essere piccoline perché il mercato oscillerà e oscillerà parecchio. Se non rompe i 280 ancora una volta con Bitcoin nelle condizioni che vi ho detto prima, bisogna stare molto attenti. Attenzione anche qui in questo mese, perché è il mese in cui Ethereum deve fare nuovi massimi. Se io vi divido il ciclo a due, appunto per farvelo vedere, giusto? Da un punto di vista di disegno, poi sapete che comunque stiamo solo facendo delle ipotesi. In questo caso, il mercato deve fare questo. Se non lo fa, attenzione ragazzi, perché potrebbe insomma tentare una fase di debolezza, magari per qualche settimana. Insomma, i mercati hanno corso tanto, nulla vieta che si riposino un poco, ragazzi, non cambia niente da un punto di vista di analisi di medio-lungo periodo. Quindi questa view è la positiva su Ethereum, se lo fa ben venga. Attenzione se non rompe questi massimi, perché potrebbe fare il contrario, quello che abbiamo visto su Bitcoin, cioè alleggerirsi qui e poi andare magari a chiudere qui sopra, a fare il famoso pullback della vera resistenza, quella che è stata rotta la settimana scorsa a 190, 200. 200 dollari. Ovviamente, ragazzi, qui avete la view positiva, rottura di questo livello. Dalla rottura di questo livello scaturisce una run up, probabilmente, come è stato fatto qui.
E qui avete la view negativa. Se non riesce a rompere il livello di 2,80, probabilmente cincischierà per un po' di tempo fino a fine maggio, i primi di giugno, ma forse non ci arriva neanche i primi di giugno, più o meno verso il 25 maggio, e poi lo vedete indebolirsi. A quel punto, attenzione con le pinze, ma lo vedremo sul canale, perché questa è un'analisi che vale per questa settimana, quindi ci rivedremo sicuramente sul canale. Vi faccio un accenno di BNB, questa è l'analisi che sto preparando, la vedrete nel prossimo video. Qualcuno di voi mi ha chiesto: ma che cavolo di grafico stai usando, Mauro? Questo è un grafico costruito da TradingView, non esiste nei mercati, è un grafico calcolato sui dollari, non sul Tether, ragazzi, perché quando andiamo a fare analisi già su una coin come BNB, che non ha storico, dobbiamo stare molto attenti, ragazzi, perché è una coin senza storico, quindi a fare analisi tecnica su una coin senza storico, insomma, è complesso. Rischiamo di trovare e di trovarci su errori gravissimi, quindi attenzione. Andarlo a fare, tra l'altro, anche su un cambio di BNB contro il Tether, che non è in realtà dollari, ma è una coin costruita sui dollari, quindi una stable. E in quel caso ulteriormente introduciamo una variabile di diciamo dipendenza, quindi derivazione, per cui USDT è un derivato del dollaro. Quindi andiamo a fare un'analisi tecnica su un coin con poco storico contro un'altra coin che è un derivato di un dollaro. Ok, ragazzi, prendiamolo con le pinze, è complesso, sono problemi di natura statistica, non vi tedio con queste cose perché non ha senso qui sul canale, però io tengo conto di entrambi questi grafici, sia quello contro Tether, sia questo che invece lo calcola TradingView, che è un Binance Coin contro USD, dollaro proprio, il dollaro. E da qui se ne evincono un po' di situazioni differenti. Comunque, questo è il grafico che sto costruendo dal punto di vista ciclico. E per non confondere le idee, come avevo detto nell'ultima analisi che avevo fatto su Binance Coin, ve la linko sulla mia testa. Andatevela a vedere, sono positivo sul Binance Coin, ragazzi. E avevo anche indicato questa scadenza ciclica. Eravamo più o meno in questa fase, se non sbaglio. Ma vi metto il link sul video e vi avevo detto che era proprio questa la data più o meno intorno a quale avrebbe fatto la ciclicità. E lo ha fatto, devo dire la verità, quindi Binance sembrerebbe, il Binance Coin, anche uno strumento fortemente ciclico. Bene, ci siamo detti tutto, iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto, se avete tanti dubbi scrivetemelo nei commenti. Noi ci rivediamo in settimana con un nuovo video. E questo è un easter egg, ragazzi, per chi è arrivato fino alla fine del video, non siete tutti. Oggi faccio il compleanno, quindi scusate, ma adesso chiudo tutto e vado a festeggiare. Buon compleanno a me. Ciao a tutti.